Allora, volevi mandarmi in vacanza? Io ti voglio mandare in vacanza. Io vorrei andare in vacanza, ma ci vuole una compagnia adatta all'occasione. Certo, perché non è che tu, vabbè che sei un bel ragazzo, però insomma, non è che arrivi a Cortina e poi dico tutte le donne subito. No, perché... Può darsi, però è meglio non rischiare. Io andrei in compagnia. Ma tu mi offri delle possibilità? Io ho delle offerte speciali. Ah, benissimo. È una svendita. Per Natale, sì. Per esempio? Per esempio, con questa ragazza andresti a Cortina? Antonellina Interrenghi, Antonella Interrenghi. Ciao. Ciao. Insomma, mi inviti a passare una vacanza felicissima. Ma non è neanche tanto convinto, dico. Ma no, sono convintissimo, come lo senti? Io ci sto. Ma non mi sembra molto contento, dico, va bene che sei un bell'uomo, ma non sei io Julio Iglesias, insomma, ti devi anche un ma po'. Ma io ho detto, ma che mi sta bene Antonella Interrenghi. Vabbè. Molto offesa. No, non volevo offenderti. Un'altra offerta speciale. Chi? Questa è... E con questa ragazzina... Stefania Sandrelli. No. Scusa, io andrei volentieri in vacanza con Stefania Sandrelli, ma è che me la sequestrano subito, Quindi, comunque va bene, accetto... Ancora non ti basta. Ma chi ti ha detto che non mi basta? Io sono contento, Antonella per lei. Vado sullo straniero, allora. Sì. Occhio, Seguitemi, vado sullo straniero. La libidine qua si scatena, signori. Carina Aff! Ciao, Carina. Adesso sono molto imbarazzato, Stefania, perché divento novello paride. No. E dove... Che c'è? Avremo denti, ma tutte voi. Cristian De Sica. Quella tu lei, quella l'altro che io. Auguri a tutti quanti, prima di tutto. Chiariamo... Carina è la mia ragazza. Ci andò fino in America per prendermela. A Pittsburgh. Claudia Mendola. Come no? Come sta con me? Cioè, l'hai portata a te, però poi... No, lei è la mia ragazza, come sta con te? E qui il gioco delle coppie è complicato, Jerry, cerchiamo di capire. Un attimo. Io vado con Pippo Baudo, ma Stefania ha già scelto, ti ringrazio. Lei è fidanzata con me, ma siccome a me la straniera in trasferta mi dà sempre un po' d'angoscia, Claudio ogni tanto mi dà una mano. Abbiate pazienza, che tipo di storia è questa? La verità è questa, che loro sono andati a Cortina e sciano tutto il giorno. Sì. Io non so sciare, però, insomma, tengo compagnia alle ragazze. Siamo sicuri che è un film questo qui, Ci sono tante mezze storie, cioè Antonella con chi fila in questa vacanza di Natale? Io con mio fratello. Con tuo fratello. Che è Marco Urbinati, però sciatore anche lui. Una mezza storia con lui. Una mezza storia? Sì, una mezza storia con lui. Carina c'è una mezza storia pure con Claudio. È la mia innamoro di lui. Stefania con chi ha le mezze storie? Io sono una moglie, una donna sposata. Con un marito scia molto con bene. Con un marito che non fa altro che sciare, io mi consolo, o almeno cerco di consolarmi con succedono un delle pianista cose... di piano bar. No, ma un attimo, non è un film porno. Cioè, ma tu come pianista bar? È un film per tutti, insomma, è un gioco delle coppie molto simpatico. Jerry, Carina ed io, diretti da Carlo Vanzina, l'anno scorso abbiamo fatto Sapori di Mare numero 1, che era ambientato negli anni 60. Dobbiamo dire questo, importante, che invece Vacanze di Natale, sempre diretto da Carlo Vanzina, è ambientato negli anni 80, anzi meglio, è ambientato proprio in questi giorni, ossia il periodo delle feste che vanno dal 22 al 2 gennaio. Instant film. Il film deve ancora iniziare, cioè inizia esatto, oggi, perché noi arriviamo adesso, partiamo con un aereo speciale, andiamo a Cortina, vi aspettiamo però subito. Questo film ha una particolarità, che si può vedere anche, si può andare al cinema anche a occhi chiusi, perché se chiudi gli occhi senti questa musica stupenda. Ti puoi anche tappare le orecchie, perché basta vedere le nostre faccione e ti fai delle gran risate, spero, vero? Sì o no? Sì o no? Abbiamo detto Jerry che questa... La particolarità di questo film è che ha una bella colonna sonora, bella oltre ad essere una bella storia divertente. Poi ci sono io che canto e suono dal vivo. Chi si perde questa occasione? Perché non facciamo un bel coro natalizio approfittando della colonna sonora del film? Sì, facciamo una canzone, facciamo per questo pubblico, che però vorrei sentire una... Fatemi sentire un urlo, qualcosa. Mazza che mosso. Ragazzi, per Natale! Fate un urlo per Natale! Hai visto? Guarda che sennò la Befana a carbone. Allora, abbiamo qua le Befane anche tu.
una canzone tipica da piano bar, e diciamo che come entri in un piano bar senti subito questa canzone. Una canzone che avete lanciato voi l'anno scorso, la canzone che canta Lu Colombo, si chiama Maracaibo, e userò anche la batteria elettronica. Io prendo le maracas. Le maracas? Ah, Qui dentro c'è un piccolo batterista, alto così. È un giapponese. È un giapponese, alto così. Adesso io gli do una cosa e lui parte. Pronti? Non so. Anda, Billo! Tocca Maracaibo, però lo so, troppo. Maracaibo, mare forza nove, fuggire si maldove. Maracaibo, finito il barracuda, finito Palarnuda, san san, un gran salotto, 23 mulatte, danza come matte, casa di piaceri per stranieri, 130 chili, Anna Bello, splendida regina. Maracaibo, mare forza nome, ammazza il mare, fuggire si mando, sa, Maracaibo, splendida regina, rum e cocaina, sa, papà, papà. È arrivata la neve, ma che vacanze di Natale. Beh, è bella questa immagine su Antonella Interlenghi, su Carina Haff, su Stefania Sandrelli, su Claudio Amendola, quando su Jerry Calà. Quando la Rai scattano gli effetti speciali, ragazzi. È una scenografia coi fiocchi. Quei fiocchi di neve. Buone vacanze di Natale. Buone vacanze di Natale. Stefania Sandrelli, Cristian De Sica, Carina Haff, Jerry Calà, Antonella Interlenghi, Claudio Amendola, Carlo Manzina, regista di Vacanze di Natale. E adesso i miei appunti dove li trovo qui, sepolti dalla neve?